Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi darò qualche idea sana, facilissima da fare e soprattutto light. Quindi partiamo subito. Ho fatto una colazione veramente molto semplice e veloce perché avevo poco tempo. Ho preso lo skyr, l'ho messo in una ciotola, poi ci ho messo sopra dei cornflakes senza zucchero, un po' di frutta fresca, in questo caso le fragole, e un po' di burro di arachidi. Questo è buonissimo, lo trovate in quasi tutti i supermercati perché contiene solamente arachidi tritate e un po' di olio di girasole. E poi infine ho messo anche un biscottino, questi sono della Mulino Bianco, sono perfetti sia per fare colazione che merenda perché contengono poche calorie. Allora, per pranzo invece ho preparato questo piatto unico semplicissimo. Non vi faccio vedere come l'ho fatto perché in realtà è davvero facile. Ho preparato semplicemente del riso basmati con dei fagioli cannellini e poi ho tagliato a cubetti il pomodoro e l'avocado. Ho servito tutto con un filo d'olio a crudo e questo è stato il mio pranzo. Mentre per quanto riguarda lo snack, vi faccio vedere come fare questo, chiamiamolo brownies, ma in realtà molto morbido, sembra quasi un budino, ed è uno snack che si prepara con soli due ingredienti. Vi occorrerà una banana molto matura che dovete frullare benissimo, deve diventare liquida, e del cioccolato fondente. Se vi avanza del cioccolato dalle uova di Pasqua, questa è un'ottima ricetta per consumarla. Allora, sciogliamo 100 g di cioccolato fondente, lo andiamo ad aggiungere alla banana frullata, mescoliamo ancora, poi andiamo a mettere il nostro composto all'interno di una formina. Potete utilizzare anche le formine per i muffin. Vado a cospargere il tutto con un po' di granella di nocciole e ancora qualche goccia di cioccolato fondente. Va in frigo a rassodare, dopodiché può essere mangiato. E vi assicuro, è qualcosa di eccezionale, buonissimo. Per cena ho fatto un misto di verdure grigliate con questa feta tagliata a cubetti, impanata e passata al forno. Buonissima. Allora, per prima cosa ho tagliato le mie verdure, in questo caso zucchine, carote e poi ho messo anche un po' di patate, e le ho messe su una teglia ricoperta da carta forno, le ho tagliate a stick, poi le ho passate un po' con un filo di olio, un po' di pepe, quello che volete, anche pangrattato, e le ho messe in forno. Come avete potuto vedere, ho messo anche una porzione di patate, quelli saranno i miei carboidrati, che sono minori rispetto alle verdure. Per quanto riguarda la feta, io mi regolo in questo modo: ne mangio 50 grammi a piatto, quindi taglio a cubetti, le passo prima nell'uovo, poi nel pangrattato, e poi le vado a mettere tutte in un'altra teglia e le vado a mettere insieme alle verdure nel forno. Queste vanno solamente dorate, quindi non si devono proprio cuocere, si faranno prima rispetto alle verdure che sono già in forno. Un filo d'olio, non mettete sale perché la feta è veramente molto salata. E questa è stata la mia cena. Spero tanto di avervi dato qualche idea e qualche spunto. Come sempre vi aspetto sul mio Instagram. Mi trovate con il nome Le ricette di Jennifer. E vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!